Prince, gli avvocati di Andrew e Virginia Giuffer si incontreranno faccia a faccia oggi per un'udienza preliminare nell'ambito del caso di violenza sessuale del Duca. È in corso un'udienza preliminare per le accuse di abuso sessuale avanzate contro il Duca di York dalla signora Giuffer. Le squadre legali per Andrew, 61 anni, e il suo accusatore si riuniranno di persona presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York. I loro avvocati discuteranno lo stato di avanzamento della causa civile. Che la signora Giuffer ha presentato ai sensi del Child Victims Act di New York il 10 agosto. I rappresentanti sia del reale che del suo accusatore compariranno davanti al giudice Lewis K. Kaplan per queste conversazioni. L'udienza preliminare è prevista per le 10 Eastern Daylight Time, 15 ora del Regno Unito. Il reale è al centro di una denuncia civile per abuso sessuale intentata contro di lui dalla signora Giuffer, già Virginia Roberts, nell'ambito della causa civile, sostiene di essere stata vittima di tratta dal condannato per reato sessuale. Jeffrey Epstein è per avere rapporti sessuali con il Duca in 3 diverse occasioni quando era minorenne secondo la legge degli Stati Uniti. Sostiene che questi casi si siano verificati nella casa londinese di Ghislaine Maxwell, associata di Epstein, e 2 volte nelle case di Epstein a Manhattan e nelle Isole Vergini americane. Il principe Andrea ha costantemente negato tutte le accuse contro di lui. Durante un'intervista con BBC Newsnight nel 2019, ha detto: "Non è successo. Posso assolutamente dirti categoricamente che non è mai successo. Non ricordo di aver mai incontrato questa donna, assolutamente niente." La signora Giuffer, 38 anni, chiede un risarcimento danni non specificato al reale nell'ambito della causa civile. Non ha indicato l'importo del risarcimento che sta cercando per significativo disagio e danno emotivo e psicologico. Secondo gli esperti legali, Andrew potrebbe dover affrontare un conto salato se viene concordato un accordo o un risarcimento danni.